Salve, sono Fabio e in questa Hackinside vi presento Geomurus, la soluzione H per la progettazione e il calcolo dei muri di sostegno. Sappiamo bene che questo è un momento particolarmente importante per le costruzioni, in quanto sono entrate in vigore le nuove norme tecniche del 2018. E la versione di Geomurus che a breve presenteremo è perfettamente aderente alle nuove indicazioni normative. Chiaramente le nuove norme tecniche non è che modificheranno il modo di lavorare con il software, però vedremo come il programma in tutte le fasi riesce a supportare il tecnico proprio per adempiere alle nuove prescrizioni di legge. Bene, vediamo come si procede. Iniziamo quindi un nuovo documento, un nuovo progetto, potendo scegliere quindi un muro a mensola, un muro a gravità o un muro a gabbioni. Per esempio, apriamo un file di un muro a mensola. L'ambiente in cui ci troviamo è la vista della sezione, la vista in cui andremo a modellare il nostro muro. La prima operazione che normalmente conduciamo è la definizione di quello che è il volume significativo di terreno a monte e a valle dell'opera di sostegno, nonché inferiormente. È possibile andare anche a modellare quello che è il profilo del terreno a monte del muro. Vedete, basta inserire dei punti e modellare l'andamento del terreno a nostro piacimento. Queste linee verticali che vedete non sono altro che dei sondaggi. È possibile modificarle queste linee, oppure è possibile aggiungerne delle altre proprio per inserire ulteriori sondaggi. La presenza di queste linee, di questi sondaggi, consente in effetti di modellare proprio la stratigrafia del terreno. Infatti, vedete, adesso stiamo aggiungendo diversi strati. E per ogni strato noi possiamo indicare quella che è la profondità raggiunta lungo ogni verticale e quindi riuscire a restituire una stratigrafia così come indicato dalla relazione geologica. Selezionato ogni strato è possibile associare ad esso un terreno dopo aver assegnato le caratteristiche fisiche e meccaniche secondo le indicazioni sempre della relazione geologica. Adesso andiamo a caratterizzare il muro, in particolare la sua geometria. Vedete, abbiamo modificato lo spessore, l'altezza, semmai giocando proprio direttamente con il mouse. All'oggetto paramento, vedete, possiamo aggiungere una mensola, ne possiamo variare la dimensione, la forma, la posizione invece che a valle, semmai la possiamo posizionare a monte. Sempre al paramento è possibile aggiungere altri oggetti, per esempio possiamo aggiungere una scarpa, ancora una volta direttamente con il mouse ne modifichiamo la forma e le dimensioni. Ma l'oggetto paramento è anche possibile inclinarlo, vedete, gli stiamo dando un'inclinazione e semmai al paramento andiamo anche ad aggiungere per esempio dei tiranti, quindi aggiunta una fila di tiranti, vedete, ne fissiamo la posizione nonché l'inclinazione. Aggiungiamo anche una seconda fila e quindi procedendo allo stesso modo definiamo il punto di applicazione e l'inclinazione di questa seconda fila. Ma potremmo anche pensare per esempio di aggiungere dei contrafforti, per esempio a valle. Caratterizziamo questo ulteriore oggetto aggiungendo un cordolo in testa e semmai andando anche a modificare quello che è l'interasse. Una volta quindi caratterizzato il paramento, adesso andiamo anche a caratterizzare la struttura di fondazione. Vedete, stiamo allungando la mensola a monte, possiamo modificare lo spessore, prevedere anche un piano di posa inclinato della fondazione, oppure addirittura pensare a delle fondazioni profonde, per esempio attraverso, diciamo, dei pali di medio grande diametro o anche attraverso dei micropali. A questi oggetti è possibile anche dare un'inclinazione, vedete, nella vista tridimensionale stiamo guardando direttamente la struttura dopo aver nascosto il terreno. Ma pensiamo anche come gestire per esempio una fondazione superficiale, per esempio attraverso un semplice sperone per migliorare la prestazione dell'opera rispetto allo scorrimento. Una volta modellato il muro è possibile anche applicare direttamente delle forze utente, per esempio
esempio possiamo applicare sul terrapieno un carico distribuito, ma possiamo anche applicare delle forze di tipo concentrato stesso sul terrapieno o anche direttamente sull'opera di sostegno. A queste forze bisognerà attribuire una tipologia di carico e ovviamente un'entità. Bene, apriamo un file di esempio nel quale si vede la presenza di un DXF che consente la modellazione accurata proprio della stratigrafia, e notiamo anche la presenza di un muro con scarpa a valle e a monte, nonché la presenza di uno sperone in fondazione. Quindi la fase di input che ci porta alla definizione della stratigrafia dei terreni e della tipologia di muro avviene senza cambiamenti rispetto al passato. Per poter procedere ora alla fase del calcolo, vediamo quali altre informazioni dobbiamo fornire al software e soprattutto iniziamo a vedere come il software consente di gestire le nuove richieste di norma. In questa finestra, vedete, andiamo ad impostare proprio la normativa di riferimento, mentre nelle preferenze del calcolo troviamo la prima novità. In questa finestra, in passato, andavamo a scegliere i due approcci, l'approccio 1 e l'approccio 2. Adesso invece vediamo come, secondo le indicazioni delle nuove norme tecniche, l'approccio 1 è da utilizzare per le verifiche di stabilità globale, mentre le rimanenti verifiche dovranno effettuarsi unicamente con l'approccio 2. Per quanto riguarda invece l'input sismico, come al solito dobbiamo definire quelli che sono i parametri di pericolosità sismica rispetto ai vari stati limite, e questi parametri vengono quantificati automaticamente dal programma in funzione delle coordinate geografiche del sito, in funzione della classe, della vita nominale. Anche rispetto a queste informazioni vediamo come il software ci supporta. Per esempio, non è possibile impostare una vita nominale minore, diciamo, di 10 anni, così come è stato eliminato il vincolo di avere un periodo di riferimento minimo per l'azione sismica di almeno 35 anni. Inoltre vediamo come è possibile anche manualmente modificare quello che è il coefficiente d'uso, in quanto le nuove norme tecniche prevedono anche dei coefficienti maggiori di 2 per quelle opere strutturali a servizio di attività esposte al rischio di incidenti rilevanti. Ancora, sempre il programma ci supporta nella definizione del tipo di terreno prevalente. Anche in questo caso abbiamo delle modifiche rispetto al passato, in quanto questa volta la classificazione del terreno dovrà avvenire esclusivamente in funzione della velocità delle onde di taglio. Non è più possibile per un terreno a grana grossa una classificazione in funzione del numero di colpi delle prove penetrometriche, mentre per un terreno a grana fina non è possibile la classificazione in funzione della coesione non drenata. Sono state recepite anche le modifiche per il calcolo semplificato per i siti a bassa sismicità. Vedete, non si parla più di zona 4, si parla di sito a bassa sismicità quando l'accelerazione al suolo, tenendo conto degli effetti di amplificazione topografica e stratigrafica, non supera il 7% dell'accelerazione di gravità. E inoltre in quest'altra finestra coefficienti e fattori vediamo come sempre in automatico il programma ci suggerisce quelli che sono i famosi coefficienti di riduzione della massima accelerazione attesa al sito, e attraverso questi coefficienti andremo poi a calcolare chiaramente le spinte. Bene, abbiamo visto quindi come il software automaticamente impone il rispetto delle nuove disposizioni normative, ma allo stesso tempo però consente al tecnico di poter modificare tutti quei parametri rispetto ai quali la stessa norma non fornisce indicazioni univoche. Procediamo adesso con il calcolo e iniziamo quindi anche a consultare quelli che sono i risultati. Per esempio, partiamo proprio dalla spinta calcolata sul paramento. La spinta viene determinata attraverso una procedura detta metodo delle strisce. In maniera iterativa vengono ipotizzate diverse superfici di scorrimento fino ad individuare quella che massimizza la spinta e definire cioè il cuneo di massima spinta.
La procedura ci consente di ricavare la spinta nelle ipotesi più generali: attrito terra-muro, paramento inclinato, profilo di campagna di forma generica, cioè consente di rimuovere tutte le ipotesi semplificative normalmente presenti alla base delle diverse teorie di calcolo della spinta. Inoltre, nella nuova versione di Geomurus, vedete, è stato introdotto anche il diagramma delle pressioni. Procediamo anche ad aumentare un po' lo zoom, e su questo diagramma possiamo leggere le pressioni del terreno alle diverse quote e stesso da questo diagramma leggere anche il valore complessivo della spinta sul paramento. Andiamo a consultare per esempio la verifica di stabilità globale, vediamo la rappresentazione proprio della superficie critica e quindi i coefficienti di sicurezza in funzione del metodo di calcolo Bischoff o Fellenius. Controlliamo anche le sollecitazioni sulla struttura, in particolar modo vedete le sollecitazioni flessionali sul paramento e sulle mensole. Adesso stiamo visualizzando invece il diagramma delle tensioni sul terreno. Ovviamente a valle del calcolo il programma subito ci mette a disposizione le armature che ha progettato all'interno degli elementi strutturali. Quindi vediamo tutte, diciamo, le armature disposte sia nel paramento che nella mensola di fondazione. Abbiamo anche a disposizione quelli che sono gli elaborati grafici, quindi una tavola in cui è riportata la stratigrafia, un'altra tavola in cui è riportata la sezione del muro. Ovviamente abbiamo a disposizione già gli elaborati, per esempio il computo metrico, in modo che sono quantificate le varie voci di misurazione. E sicuramente abbiamo a disposizione quella che è la relazione tecnica. In questa relazione tecnica iniziamo subito a vedere quelli che sono i nuovi riferimenti normativi. In questa relazione troviamo una sintesi per quanto riguarda i materiali impiegati, i terreni di fondazione e anche le metodologie di calcolo utilizzate per la valutazione, diciamo, della spinta nonché del carico limite. Bene, io con questo ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo HInside.